quanto conta la tua formazione? Tanto, tantissimo. Senza formazione, istruzione, education, per dirla all'americana, non ci sarebbe sviluppo economico, sociale, culturale, tecnologico. Non riusciremmo a stare al passo con i tempi, in altre parole, non riusciremmo a vivere in società. Ebbene, quello che vale per il singolo vale anche per quei microcosmi che chiamiamo società, imprese, aziende, organizzazioni. Secondo uno studio condotto dalla School of Management del Politecnico di Milano, nel 2016 le aziende hanno destinato circa un quinto del budget aziendale alla formazione obbligatoria, mentre la restante parte è stata dedicata allo sviluppo comportamentale, di linguistica, tecnica, manageriale sul digitale. E come le aziende fanno formazione manageriale di leadership? Come insegnano la capacità di delega, la pianificazione strategica, la gestione del team? Come fanno formazione sui comportamenti e sulle soft skill? Secondo una recente indagine svolta a livello europeo dal Brandon Hall Group, circa il 48% delle aziende utilizza il digitale per le proprie strategie di training. E udite udite, è stata individuata una certa correlazione tra il miglioramento dei livelli di performance individuali e quelli di produttività. E voi, come fate formazione?